Nella seconda lettura abbiamo proclamato un brano della lettera di Paolo ai Tessalonicensi, in cui Paolo ricorda che prega continuamente per i Tessalonicensi. Preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede. Paolo prega, e prega per la comunità di Tessalonica. Tutto questo ci dovrebbe insegnare che nessuno di noi deve vivere per se stesso, ma deve vivere all'interno di una famiglia, la Chiesa, e ognuno di noi deve farsi carico di tutte le problematiche che questa Chiesa, questa comunità ha. Non si può vivere puntando il dito, ma si deve vivere stando accanto gli uni gli altri, sostenere, aiutare, correggere, dialogare, comunicare progetti. Questa sintonia tra di noi è quello che Dio vuole da noi. Dio non ci ama singolarmente, prescindendo dagli altri. Dio ci ama come membri di una famiglia, la sua famiglia, siamo tutti figli suoi. E allora questo pregare gli uni per gli altri è fondamentale, è un grande gesto d'amore. Sia la prima lettura che il Vangelo ci parlano dell'amore misericordioso di Dio. Le ultime parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo: il Figlio dell'uomo è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Dio che si mette a cercare, Dio che vuole salvare, cerca per salvare. Abbiamo ascoltato il brano della conversione di Zaccheo. Era capo dei pubblicani e ricco. Potremmo anche dire che era un mafioso di allora. Lui stesso lo riconosce. Se ho frodato qualcuno restituirò 4 volte tanto. E se mette questo se significa che implicitamente ammette di aver frodato qualcuno, e le sue ricchezze sono frutto proprio della ingiustizia. Era capo dei pubblicani, il capobanda, era una persona che era conosciuta, ma non tanto per le sue virtù, forse per la sua scaltrezza, per la sua ingiustizia. Gesù lo chiama per nome, notate, Zaccheo. Se lo chiama per nome, io penso che l'ha chiamato proprio perché aveva una fama, questo Zaccheo. Non proprio la più bella, ma aveva una fama. Questo Zaccheo era piccolino, non riusciva a vedere Gesù, allora lo precede, sale su un sicomoro per vedere Gesù. Allora c'è stato l'incontro di due sguardi. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse. È proprio bello notare l'incontro di questi due sguardi. E lo sguardo di Gesù non è uno sguardo di giudice che condanna, che punta il dito. È lo sguardo della misericordia. Gesù si autoinvita in casa di Zaccheo: scendi subito. Oggi devo fermarmi a casa tua. Notate anche con quanta forza Gesù dice: guarda, io oggi mi devo fermare a casa tua, lo voglio. E Zaccheo scese in fretta, lo accolse pieno di gioia. Questo Zaccheo non era felice della sua vita, questo Zaccheo aveva bisogno di una parola nuova, aveva bisogno di convertirsi. E allora la gioia di aver trovato qualcuno che invece di giudicarlo lo accoglieva con rispetto e lo aiutava a convertirsi a vita nuova.
Vedendo ciò tutti mormoravano e entrato in casa di un peccatore, gli pervenisse che allora, come oggi, magari se qualcuno frequenta una determinata persona, è una persona mafiosa questa che si frequenta, è un mafioso, perché non è possibile, chi va al mulino si infarina. E allora se frequenta una determinata persona è proprio perché condivide con questa persona anche tutte le sue malefatte. Gesù ha sfidato. Queste maldicenze, questi pervenismi, si è messo accanto. E quel giorno è stata la salvezza per Zaccheo. Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Forse Gesù ci insegna anche noi oggi di superare certi nostri preconcetti, essere vicini ad ogni uomo, soprattutto l'uomo più bisognoso. Questo uomo bisognoso ha bisogno di sentirsi amato, accolto, rispettato. E quando quest'uomo si sente accolto e rispettato, quest'uomo è capace di conversione. Dobbiamo imparare da Gesù, anche noi, a cercare e salvare. Questo nostro mondo ci appartiene. Dio lo ama questo nostro mondo. La prima lettura del libro della Sapienza sottolinea proprio l'amore di Dio per questo mondo. Per questo mondo che ha i suoi peccati, ma Dio va al di là dei nostri peccati. Tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia, come stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Che cosa è la realtà umana, che cosa è la realtà di questo mondo dinanzi a Dio, dinanzi alla grandezza di Dio? Polvere, stilla di rugiada, ossia siamo realtà precaria. Natuzza avrebbe detto: sono un verme di terra, bontà sua, nella sua umiltà. Siamo realtà piccola. Ma nonostante siamo una realtà piccola, Dio ci ama per quello che siamo. Ha compassione di tutti. Continua il libro della Sapienza. Dio chiude gli occhi sui peccati degli uomini. Non ama l'uomo perché è ricco di virtù, perché è figlio suo. E se l'uomo è peccatore, chiude gli occhi sui peccati degli uomini. Non un occhio, gli occhi, perché Dio guarda oltre, perché Dio ama, aspettando il loro pentimento. E il lavoro di Dio che stimola il pentimento, stimola la ripresa della dignità dell'uomo. Tu infatti ami tutte le cose che esistono, e poi parla della sussistenza. Senza di te tutte le cose non possono sussistere. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Ecco, quindi Dio è principio di esistenza e Dio è principio di sussistenza, la provvidenza di Dio. Noi siamo quelli che siamo perché siamo creature di Dio. Riconoscere la nostra condizione di creaturalità è fondamentale per adorare Dio, che è il principio di esistenza delle cose. Lui è il creatore, noi siamo delle creature, la nostra esistenza dipende da Lui. Allora vivere con la sua grazia, questo è l'impegno di ognuno di noi. E nonostante il nostro peccato, questo Dio, sempre con la sua pazienza, ci invita ad andare oltre. Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore amante della vita. Dio è il vivente e vuole che tutti noi, creature sue, partecipiamo della sua vita. Signore, grazie, grazie, grazie per questa tua parola.
Quest'oggi ci hai invitato a pregare gli uni per gli altri, ci hai invitato ad essere umili e riconoscere la nostra piccolezza, ci hai invitato a confidare in te che sei misericordia infinita, datore di vita, datore di salvezza. Signore, ancora una volta, grazie.